quello che sta emergendo in queste ore è davvero scandaloso. Sempre più appare chiaro come qualcuno voglia distruggere la Juventus. Guardate tutto il video e non esitate a lasciare il vostro commento per questo scandalo inaudito. Prima di procedere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi altri contenuti come questo. Una bomba mediatica scuote il mondo del calcio italiano. Lo spionaggio ai danni della Juventus si rivela essere una pratica diffusa e sistematica, orchestrata da inquirenti senza scrupoli e con un chiaro obiettivo di danneggiare il club bianconero. Le rivelazioni, riportate con enfasi da diverse fonti, mettono in luce un intricato intreccio di abusi delle banche dati riservate, alimentato da un'ossessione sfrenata nei confronti della vecchia signora. La cronaca nera inizia a Perugia, dove un'indagine sulla dossierizzazione illegale fa emergere uno scenario da thriller, migliaia di accessi non autorizzati, mirati a raccogliere informazioni compromettenti sulla Juventus e i suoi protagonisti. La passione degli spioni per il club torinese emerge in tutta la sua intensità, con un interesse smisurato per ogni aspetto legato alla squadra, dai giocatori agli alti dirigenti. Come riportato dal quotidiano La Verità, sembra che dietro tutto questo ci siano delle società nemiche della Juventus. Questa situazione deve essere sviscerata fino in fondo, la verità deve emergere e i responsabili devono pagare per quello che è stato fatto. Su questo aspetto vogliamo sapere il tuo pensiero. Ritieni che la Juve debba andare a fondo di queste intercettazioni illegali a suo danno? Scrivilo nei commenti sotto al video. Uno degli episodi più clamorosi riguarda il caso Luis Suarez, un'inchiesta dai contorni oscuri che ha visto come protagonisti inquirenti dediti a passare intercettazioni e documenti riservati ai media. L'obiettivo? Scandali e gogne mediatiche, indotte artificialmente, senza alcun rispetto per la verità processuale. E se Suarez ha pagato il prezzo più alto, con una vera e propria esecuzione mediatica, i dirigenti juventini sono stati trascinati nell'occhio del ciclone, senza alcun fondamento giuridico. Ma il bersaglio più ambito sembra essere stato il presidente Andrea Agnelli, preso di mira insieme a Cristiano Ronaldo e Massimiliano Allegri. Le indagini, però, svelano una misteriosa coincidenza. Il 19 aprile 2021, giorno del lancio della Superlega, avviene un'intensa attività di spionaggio nei confronti di Agnelli. Una data che non può essere casuale, bensì calibrata, per colpire al cuore il progetto della Superlega stessa. Dietro questa macchinazione si nascondono forse società o addirittura istituzioni nemiche della Juventus o avversari del progetto Superlega, desiderosi di sabotare ogni tentativo di innovazione nel calcio europeo. Le domande sono molte, ma le risposte ancora poche. Eppure, una cosa è chiara, lo spionaggio contro la Juventus non è solo una violazione della privacy, ma un attacco diretto alla sua integrità e reputazione. Ciao, e alla prossima notizia!